Angelo Verdini, non lo dico solo per introdurlo, è lo storico presidente dell'ANPI di Arcelia, è stato docente, diciamo, quindi conosce e soprattutto è oggi un poeta, diciamo, questo ci tenevo a dirlo, e quindi con la sua competenza e sensibilità, diciamo, di poeta si è avvicinato a, ci presenterà, diciamo, la sua lettura di un romanzo impegnativo, più impegnativo forse di Camillo. Sì, cercherò di essere essenziale perché, come al solito, il tempo non basta mai. Non so, mi piace pensare, potrebbe essere un titolo per questo mio breve intervento. Cosa mi piace? Innanzitutto mi piace pensare al fatto che Caimmi è vivo, no? C'è un ragazzo di Arcevia che si chiama Befera Damiano, il quale all'Università di Bologna si è laureato con la tesi su Vilfredo Caimmi. Questa ve la dico per una roba certa, hai capito? E quindi l'opera narrativa di Vilfredo Caimmi, Resistenza, Memoria e Racconto, si intitola. Il professor Colangelo mi pare che sia il relatore. Ecco. E questa era una cosa che volevo assolutamente dirvi. Un'altra cosa che volevo dirvi era che mi pare che cioè il libro non si trova più praticamente. Neanche. C'è qualche cosa di più. Sì, giusto quelli lì che ho visto, sì, però se qualcuno volesse consigliarlo a qualcuno, dice adesso lo vado a prendere. Boh, adesso sa, capito, forse in qualche biblioteca. E allora forse è giunta l'ora di rieditarlo, chissà se ci sono le risorse, penso che si possa fare. Però nella rieditazione, ti chiedo scusa adesso Ruggero, perché io non chiedo scusa a te. Cioè secondo me c'è un refuso, ripetuto due volte, a pagina 307 e a pagina 331, dove lui a un certo punto cita la parola mieti trebbie. Io vengo dalla campagna, quindi so bene queste cose. La parola mieti trebbie nel 1944 non c'era ancora, non poteva esistere, capito? Specialmente in alta collina e in luoghi dove lui ha combattuto. Lì evidentemente quello è un refuso, che le mieti trebbie c'erano sicuramente quando lui quando questo libro è stato pubblicato, diciamo. Sto parlando con la pazienza degli alberi millenari, e quindi però forse all'epoca si poteva parlare di trebbie. Togliere il mieti, perché la mietitura veniva con tutte altre modalità. Poi il grano raccolto veniva portato sull'aia, nell'ara l'aia della casa, e lì si installava una trebbia e lì avveniva la trebbiatura. Quindi forse conviene togliere il mieti trebbia e lasciare la parola trebbia, e lasciare soltanto trebbia. Allora, era il 1997 o 1998, io purtroppo non mi ricordo con precisione e non ho elementi tali per poter collocare bene questa data, che ad Arcevia, durante una commemorazione dell'eccidio, io incontro Vilfredo Caimmi, incontro per la prima volta Vilfredo Caimmi, di cui avevo sentito parlare ma che non conoscevo. E l'incontro mi viene presentato da Bruna Betti, una compagna che anche lei non c'è più, è mancata, e parliamo per qualche minuto, non molto, che in effetti era abbastanza riluttante sia queste cose, e però io mi ricordo la sua voce sommessa, la sua voce bassa, la sua voce flebile, direi quasi. E quindi comunque era una voce che, cioè, e mi ricordo anche che avevo notato il suo aspetto abbastanza dimesso, no? Eppure, che ne so, e poi mi ricordo anche il fatto della statura, chissà, uno di questi partigiani se li immaginava tutti alti, belli, robusti.
invece lui era abbastanza piccolo, piccolino, non mi sembrava, non me lo ricordo, non era grande, era anche abbastanza magro, però mi ricordo che siccome questo incontro avvenne su una scala, lungo delle scale interne lì alla sala dove c'era una mostra che avevamo fatto noi a Piastella, e una sua straordinaria agilità, cosa che io già non possedevo più ed eravamo nel 96. da notare due cose: questa mostra, questa voce, adesso qui apro un piccolo inciso, dalle parti nostre, in quelle di Pergola, che comunque è stato il mio luogo di lavoro per molti anni, vive e lavora un regista di animazione che si chiama Simone Massi, che è abbastanza famoso perché è bravissimo. E Simone Massi, a un certo punto della sua traccia di ispirazione, vuole dedicare un suo corto, un corto di animazione, alle Cile di Monte Sant'Angelo. Viene ad Arcevia, vede i luoghi, viene informato su alcune questioni, eccetera, e fa questo corto di animazione. Questo corto di animazione viene poi sonorizzato da dei amici suoi, però stranamente c'è una ninna nanna sarda. Nella prima versione di Animo Resistente, si chiamava Animo Resistente, si chiama questo corto, la prima versione, la colonna sonora, chiamiamola così, è questa ninna nanna sarda. In molti a chiedergli a Simone: ma perché una ninna nanna sarda? Perché una ninna nanna? Per carità, nessuno tiene niente contro i sardi, per l'amor di Dio, anzi, per tantissimi versi ci stanno anche molto simpatici, però, no? E allora, così, ragionando, è venuto fuori: perché non metti in sottofondo la voce di Wilfredo Caimmi, visto che si parla delle Cile di Monte Sant'Angelo in questo corto? C'è stato un po' di laboriosità nel rintracciare un'intervista, dentro all'interno dell'intervista, la voce registrata di Caimmi, ma poi alla fine ci si è riuscì. E quindi adesso, nella versione che poi ha spopolato, nel senso che ha girato la mostra internazionale del cinema di Venezia, concorsi e premi in tutto il mondo, voglio dire, c'è la voce di Wilfredo, e c'è la voce di Wilfredo nella parte più drammatica della sua esistenza, credo, che è quella della mattina del giorno dopo l'eccidio di Monte Sant'Angelo, quando lui riparte dalla casa dove si era, diciamo, nascosto, dove si era riparato, che era la casa di Monti, di Nidastore di Arcevia. Monti, un altro partigiano monarchico, anche lui, questi monarchici mi sa che dobbiamo rivalutare un po', no? E narra l'orribile che i suoi occhi vedono, voglio dire, e non è un orribile, diciamo, non è un occhio estraneo, il suo è un occhio che con quelli lì si stava tutti i giorni, a contatto di gomito, a contatto di azione, a contatto di vita, e dove riconosce le persone da una ciocca di capelli, o da un brandello di una camicia, o da una scarpa, e così via, capito? Perché era tutto un macello, e dove riconosce anche la famosa Palmina Mazzarini, che poi è diventata un'icona, diciamo, suo malgrado, della storia della resistenza marchigiana e forse anche nazionale. Ecco, quindi questa cosa qui la volevo dire perché mi piaceva, e mi piaceva anche pensare al fatto che in questa fuga forsennata dal luogo dell'eccidio, dove lui riuscì insieme a Giuliano, l'altro suo compagno qui di Ancona, Renato Bramucci, esatto,
Rolando e Renato, sotto, diciamo così, in mezzo a tante pallottole, ma che evidentemente non li hanno colpiti, e rotolarsi giù per il monte. Credo che la strada più breve dal Monte Sant'Angelo per arrivare a Villa Monti di Nidastore, la strada più breve, la strada anche più sicura, è passare lungo dei sentieri, lungo delle stradine secondarie, praticamente dove io sono abitato, dove io ho abitato e dove abito tuttora. Quindi io mi vedo Caimmi che viene giù per queste strade nostre, per queste strade mie, io non so se è, ma può essere solo lì, può essere passato, perché quando uno si trova in quelle situazioni schiva le strade principali, fa tutti i sentieri e secondari, e meno si mette in mostra e meglio è, quindi fa le scorciatoie. E allora io conosco tutte le scorciatoie che dal Monte Sant'Angelo portano nel pastore, e lungo questa scorciatoia, il caso ha voluto che ci fosse anch'io, questa cosa me lo rende ancora più simpatico, più vicino, tra l'altro la stessa età di mio padre, tanto per dire un'altra, per capire un po' di affetti. Ecco, e io direi che con gli affetti adesso possiamo anche bastare ancora, c'ho qualche minuto, sì? C'è qualche minuto? 5? Per parlare del romanzo. 5. Ho capito, capito. Sì, devo parlare del romanzo. Allora, è un bel romanzo, è straordinario, a me è piaciuto molto. Quando uscì nel 2002, non so, evidentemente ero informato, non mi ricordo bene, io lo acquistai subito e lo divorai in pochissimi giorni. Mi piace molto, e è una lettura, diciamo così, una lettura forsennata, possiamo chiamarla così, una lettura senza tregua, non è una lettura, dice adesso oggi ne leggo 3 pagine e poi domani ne leggo un'altra 5, no, una lettura, è tutta una lettura d'impeto, ecco, diciamo così, chiamiamola. E la vita di questo gruppo, di questo, come possiamo dire, di questo gruppo, assalti, imboscate, allestimenti di accampamenti, rapporto dei partigiani con gli abitanti, capito? Tra l'altro nel romanzo si leggono, si riconoscono con un'assoluta certezza, perché corrisponde alla narrazione, corrisponde a quello che storicamente si sa di questi due episodi, l'assalto alla caserma dei carabinieri di Montecarotto se la racconti, e l'assalto al presidio repubblicano della miniera di Capernardi presso la Sniz, di lì in una località e vicino a Capernardi, cui lui partecipò. E vediamo un po', vi dico quello che vale la pena ricordare, poi chiudo. Vale la pena ricordare una modalità sua assolutamente, assolutamente ragguardevole di descrivere la natura intorno a sé. La natura intorno a sé. Il giorno viaggiava bendato, col cuore sulla schiena che saltava come un rospo. Ancora, l'alba veniva a ciamponi, mendicando chiarore. Oppure, il sole si era dimenticato di alzarsi. E anche, un giorno indecifrabile era in mostra, perdendo punti interrogativi dalle tasche. La prima lama del sole attraversò la stanza, si conficcò sul pavimento e sollevò un pulviscolo dorato. Un giorno strabico veniva incespicando sulle stampelle, senza sapere dove andare, uno sguardo pieno di nuvole. Ecco, queste sono cose che a me piacciono molto, che danno proprio la qualità della sua scrittura, che non è una semplice atto di memorialistica o un semplice resoconto, ecco, è qualcosa di più, appunto. E ci sono 2 citazioni faccio che mi piacciono molto, perché mi legano alla mia storia personale, ma legano anche alle cose contemporanee, quelle che viviamo tutti quanti. Una è: gli eventi favorevoli vanno creati, non attesi. È scritto a un certo punto, adesso non mi ricordo più.
Ecco, quanti di noi, ma anche degli altri, hai capito, vivono attendendo eventi favorevoli e non creando le condizioni affinché questi possano avvenire. E poi, visto che questa attesa è vana, se non si fa niente, e allora la conclusione, ma forse non eravamo posizionati meglio, ci dobbiamo spostare un po' più a destra. Scusate se dico queste cose così, ma è successo spessissimo, voglio dire, da quando è che ho una memoria, mi pare che sia successo sempre questa. Comunque andiamo avanti. E l'altra cosa, che la leggo addirittura alla mia professione, ho fatto dirigente scolastico per qualche anno, c'è scritto, un comandante è completo, si unisce al coraggio, il senso della misura, dell'equilibrio e dell'umanità. Cioè ci sono decine e decine di libri su come si devono comportare i dirigenti, no? E Vilfredo Caimi, partigiano, con questa frase aveva scoperto tutto, aveva capito tutto e aveva anticipato tutti. Grazie.